Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Need for Speed Heat. Riprendiamo dal concessionario dove spippoliamo un pochino tra le auto. Ci eravamo lasciati con, diciamo, la scelta per un'auto un po' più massiccia, un po' più intrigante dal punto di vista sia dell'off-road sia delle eventuali sportellate alla police. Ho visto un pochino, insomma, ci sono tante auto che vi intrigano, però, ragazzi, io farei una cosa, andrei ad optare per... Dai, proviamo la BMW X6, è da modificare, ci andremo a lavorare e una cosa che voglio fare è sia provarla per quanto riguarda l'off-road, sia come abbiamo fatto per la nostra Lamborghini, perché alla fine le componentistiche che ci vanno... A modificare un assetto da off-road e una configurazione da strada sono relativamente poco costose. Quindi, se vogliamo, o meglio, un'idea che avevo, sapete qual è? Quella di creare una versione off-road, ma allo stesso tempo, poi con l'acquisto di alcune componentistiche, farne una. Esclusivamente per le sportellate massicce, così magari ci facciamo un episodio extra, se vogliamo, insomma, tra questi qui, un episodio dedicato al livello di allerta. Ci dedichiamo magari, che dite, se ci facciamo un episodio dove andiamo a sportellare con aggressività la police cercando di fare più danni possibile. Fatemelo sapere. Fatemelo sapere se vi può garbare come idea. Allora, facciamo una cosa, no? Però così mi piace più vederla così ce la lascia in mezzo alla strada per le modifiche. È un po' brutta come cosa, signori. Facciamola fatta per bene direttamente dal nostro garage, questa BMW. Per quanto riguarda l'estetica, adesso vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Ah, sì, nuovo bolide, questo è stile. Per quanto riguarda invece il motore, io andrei a lasciarci questo perché se vogliamo cambiare motore e mettercene uno bello prepotente, insomma, capite bene che la moneta. Guarda, cioè, se uno volesse mettere il motore più prepotente, 715 cavalli, un 5 litri V8, 640.000. Certo, mettere questo su tipo il maggiolone sarebbe una gran cosa, però è quello che mi rode, non, i soldi, maledizione. Sarebbe bellissimo, dai, fare una Golf con questo motore di 640.000 dollari, ma è troppo, è veramente troppo, signori. Allora, vabbè, dai. Veniamo al punto, signori, veniamo al punto. Facciamo la nostra auto da off-road. Poi, come detto, vedete, le sospensioni costano poco, 7.000 dollari, insomma, non sono niente, se può fa tranquillamente. Questa va tra derapata e io farei sempre tra derapata e rally, insomma, una cosa del genere. Magari mettiamo le sospensioni da speed cross che vanno un po' più per la derapata, perché comunque un po' di derapata ci aiuta, ma allo stesso tempo poi mettiamo degli pneumatici invece da rally che ce la riportano un po' più sul controllo, perché comunque avere un po' di derapata ci aiuta anche nel... Ecco, così è una via di mezzo, ci aiuta anche nel curvare off-road. Perché troppo stabile abbiamo visto che potrebbe dar problemi. Ci metto anche i freni, dai. I freni ce li possiamo mettere. Qua un po' di soldi ce li andiamo a spendere. Un po' di soldi ce li spendiamo sulla nostra BMW. Anche perché poi deve essere bella aggressiva da sportellare a dovere. Al momento, vabbè, ci abbiamo l'aspirato. Oddio, qua forse andiamo un po' a spendere troppo. Vabbè, ma signori. Ma manco fossero soldi nostri, che ce frega, no? Ma facciamola veramente. Ma di una prepotenza aggressiva. Ma sì, dai. Poi ci facciamo, come detto, qualche live per accumulare moneta. Punti prestazione 228, insomma. Insomma, siamo. Lì, siamo lì. Non è devastantissima, non è devastantissima, però
6, 8 velocità, vediamo, vediamo, magari con questa potrebbe anche avere uno spunticino in più. Il differenziale. Differenziale, dai, manteniamo quello da rally. Posseduti 1 perché volendo noi possiamo anche montare questo qua che abbiamo. Monto questo. Per questi altri magari li mettiamo quando andiamo a sportellare la police. Mettiamo quando ci dedichiamo a lo sportellamento della police. Vediamo qua cosa ci può fare di aggressivo. Oddio. È aggressivo, però. Non so se questo ci sta benissimo. Si potrebbe provare. Magari con un colore più sgargiante, con un colore più acceso. Questo è più da off-road e ci sta. Quel tocco di tamarro aggressivo ci sta. Mettiamo questo con quel passaggio in carbonio. Specchietti, fatemi vedere un attimo. Anche qui un tocco di carbonio, ma non troppo piccoli ci sta. Perché comunque è un'auto. Parafanghi posteriore, da qua lo prendi il para. Ah, sì, giustamente. Lo scarico va bene, il paraurti. Questo sembra piuttosto aggressivo. Spoiler. E questo è troppo, io onestamente andrei a mettere questo qui. Luci black ci stanno. Questa forse pure è bianca. Insomma, non potrebbe non starci malissimo. Un diffusore che magari non vada a cozzare troppo con. Aspetta, vediamo un po' gli scarichi. Qua scarichi ci vuole qualcosa di. Forse questi. Insomma, è abbastanza spoglia dietro, quindi ci potrebbe stare. I cerchi quasi lascerei questi per il momento. E vabbè, andiamo solo ad oscurare un pochino i vetri. Non è eccessiva, se vogliamo dirla tutta. Non è eccessiva. Fatemi vedere un attimino se volessi optare per un colore relativamente chiaro, come se magari non mi spippola troppo. Insomma, forse aspetta, aspetta. Qua scarta le modifiche. Noi abbiamo anche questa qui che era fatta per un'altra BMW, però, insomma, anche grigio non è male. Sempre di BMW si tratta. Forse non ci sta, è giusto un accenno, però. Che dite? Dobbiamo cambiare un attimino i fanali anteriori. Mettimi Total Black anche questi. Fa vedere gli altri. Sì, Total Black ci potrebbero stare. E in realtà non ho modificato neanche, ecco, alcune cose. Griglia Black ci stanno. Mi ero dimenticato la parte frontale. Qua ci ricollega anche Gruppo M. Questa però riprende quello posteriore, ci sta, ci sta. Perché ti dà anche quel mix di aggressività che insomma non è male. LED, guarda, i LED quasi non li vado a mettere. L'altezza va bene così. Suono dello scarico. Ci sta, ci sta. Non lo metto troppo grezzo. Non lo metto troppo grezzo, ci può stare. Oddio, la scritta BMW Motorsport mi sa che è sbagliata là. Quella probabilmente stava più sopra. Però non posso modificarla. Sì, perché era pensata per un'altra auto, effettivamente. Però,
Dai, per il momento facciamo che può andare bene. 230 punti prestazione non sono tantissimi, eh. Calcoliamo comunque che non sono tantissimi 230 punti prestazione. Perché poi effettivamente un cambio di motore spesso aiuta, però costa, obiettivamente costano troppo i motori di ricambio. Questa poi possiamo anche montarci, come detto, quelle altre cose che ce la fanno tornare da strada. Non costano tanto, ci spendiamo un 20-25 mila crediti, occhio e croce. E sì, il BMW Motorsport cozza là. Questa volta ho qualcosa di leggermente diverso in serbo per te. Vieni a Rockville e prova un po' di tornanti. Poi andiamo a provare i tornanti. Poi andiamo a provare l'off-road con Roshin. Com'è che si chiama? Quello non mi ricorderò mai il nome della tipa. Ma 320, aia, 320 punti prestazione. Ammazza, signori. Ma che macchina volete per l'off-road? Scusate. Che auto pretendete per l'off-road? Mi teletrasporto qui perché obiettivamente magari non puntano proprio a ad un'auto del genere, perché queste punti prestazione erano un po' pochini. Però insomma ne richiedono veramente troppi di punti prestazione. Là effettivamente secondo me puntano più su un'auto racing, non dico la Lamborghini, vabbè, abbiamo visto la Lamborghini, ma comunque credo che vadano a puntare un po' su. Qua lasciamo magari la derapata con l'acceleratore. Anzi, è trambata. Che ne so, magari una Nissan GTR potrebbe essere per avere tutti quei punti prestazione. Insomma, ci vuole un'auto che già di suo sia molto veloce, molto... Dove devo andare? Qua? Eh no, mi fai rigirare qua, allora scusa. Potevo passare direttamente lì. Vediamo, vediamo, perché onestamente non so se possa essere sufficiente quest'auto. Abbiamo tanti punti prestazione in meno, quasi 100 punti prestazione in meno, quindi secondo me qua ci arano male. Però, oddio, tutto sommato possiamo pure valutare il la modifica della difficoltà di gara in gara. Insomma, usiamo le nostre auto, quelle che abbiamo, per farci comunque delle gare interessanti. Però questa, come vi dicevo, la vorrei usare per le sportellate. E ho fatto il culo a me. Spera solo che non lo facciamo noi a te. C'è sempre quel golfino lì che ci intriga. Però ci sono anche altri SUVoni che tutto sommato secondo me arrivare a 320 punti prestazione per questi è pure difficile. Certo, c'è la Subaru. Tieni giù il piede e non fermarti. C'è anche una un'auto che palesemente non è adatta all'off-road, e l'abbiamo già vista in precedenza, il signor K lì davanti. Però signori, come detto, ci proviamo senza nulla pretendere. Questo è un test per vedere se, nonostante i tanti punti prestazione in meno, riusciamo comunque a fare qualcosa. Non la vedo facile, come detto, ma bisogna provare. Devo dire che Madonna, però il sottosterzo. Ma pure io onestamente sto cercando di derapare un po' meglio, ma aspetta. Senti il sound del motore, signore. È un bel... Non è tanto facile batterci, eh? Guarda, a parte che Roshin, tu ogni gara che fai sei sempre nelle retrovie, quindi non mi metterei tanto con questo fare di sportiveggianza, perché insomma non è che sei tra i top. Noi qua, vabbè, in velocità andiamo. Calcolate che abbiamo un cambio a 8 rapporti, insomma. Vedete che lì davanti, insomma. Ma ci sta offendendo malamente la signora, che ricorderei adesso è terz'ultima, quindi vi vorrei far notare che non sta facendo meglio di noi.
Attenzione al signor Nacio qui davanti. Tutti con nomi molto sportiveggianti. Signor Nacio, guarda che però noi ci mettiamo a potenza. Anche se in realtà questa è prepotenza. Non mi spinga, non mi spinga che ci sono dei tronconi. Guarda come resiste. E togliti, buon uomo. E dai, scusa, ci siamo fatti il subone aggressivo. Forse una gara sprint non era proprio l'ideale. Anche per questo. Peccato non si possano cambiare i rapporti, perché obiettivamente tutte le auto hanno rapporti troppo lunghi. Ma veramente troppo. Cioè siamo in quinta. Non questa è ancora finita. A 8 marce. In ottava non ci arriverà mai. Questa cosa che vorrei un attimino capire. Lo so, l'avrei fatto, signori, il salto, ma non me la sento, non me la sento. Non ci sono solo io da battere. No, tu non sei da battere in realtà. Però ce l'abbiamo fatta, con violenza. Vinci con violenza sempre. Significa che abbiamo ancora tanto da imparare. La prossima sarà con punti prestazione ancora più alti, quindi ancora più difficile da affrontare. Ma insomma, noi con cattiveria. Mi piace qui. Ti interesserebbe se riuscissi a organizzare qualcosa? Dipende. Che cosa offri? E me lo chiedi. Sta per sparire un'altra consegna. Ricambi? Auto. Ti avviso quando si parte. Ah, però. Dai, però non è male la BMW come uscita, no? Non mi dispiace, come detto, a parte quella scritta un po' troppo ingombrante qui, ha un non so che di aggressivo. Un po' di sound. Eh sì, dai, signore, l'aggressività ce l'ha tutta. Allora, c'è un'altra gara off-road che possiamo fare, ne approfittiamo adesso. Ci sarebbe. Non ci sarebbe, apparentemente. Le abbiamo fatte tutte? No, c'è questa qui sotto. 260 punti prestazione, ci dà anche 49.000 crediti, quindi effettivamente questa non paga male. Forse è un po' lunghetta, però è l'unica che ci è rimasta da fare. Per il momento, poi immagino che con il cambio giorno-notte là qualcos'altro ci risbloccherà. Però, insomma, io questa X6 la sfoggerei ancora un pochino. Ora, questa qui ci ha detto che la prossima gara ci potrebbe dare un'auto. Potrebbe anche essere l'auto che avevamo visto che poteva sbloccare dopo aver completato tutti gli eventi di off-road. Il problema in quel caso però sai qual è? Che tu ci dai un'auto da off-road ottima quando abbiamo finito tutti gli eventi off-road. Di conseguenza vien da sé che uno dice: mo che ce faccio con sta macchina? No? Nel senso, tu mi dai l'auto top per gli off-road quando io ho completato tutti gli off-road, che va bene, è una giusta ricompensa, però magari dammela per la finale, almeno la riuso. E se dopo ho finito tutti gli eventi off-road, che faccio? Vado a fare la scampagnata. Comunque, vabbè, a parte queste cose che magari sono miei ragionamenti extra, però penso che possano essere condivisibili. Tu mi dai l'auto sportiveggiante quando ormai non ci sono più eventi che posso fare con quell'auto, se non rifare gli stessi che abbiamo fatto. Ma da sé che poi è una rottura di maroni rifarsi sempre le stesse cose, no? Comunque sì, manteniamo la nostra aggressività, perché ci sono sempre le stesse auto, sempre gli stessi piloti aggressivi, anche se forse più aggressivi siamo noi. Guarda là come parte quello là, il signor K, con la sua... Sapete che non ho visto bene che auto è quella che c'è il signor K? È un'auto molto retro, ma mi sa un po' di Jaguar, ma ho i miei dubbi che possa essere la Jaguar. Però non lo so, può essere, perché l'avevamo vista l'altra volta, ma... Poi non... Oddio. Madonna, i rischi. Va molto forte.
scusate, non avete preso il checkpoint. Io non vorrei fare il pignolo, però se l'unico pirla che deve prendere i checkpoint so io, insomma. Madonna. Ma li posso... Ah no, vedete? Se io ci passo un po' di lato mi rallenta. Loro no. C'è una mafia sotto su questa cosa. Io qua invece vado dritto per dritto. No, no, non è la Jaguar. Non mi ricordo come si chiama. Ricordatemelo voi che siete abbastanza sportiveggianti da ricordarvi i nomi, perché come sapete la mia memoria è abbastanza vacilla. Abbastanza. No, lo dobbiamo riprendere il signor Nacio, eh. Gli devo far risentire la carrozzeria sui denti. Vai, vai. Dai che ci abbiamo 8 marce. Faccele sentire ste 8 marce, dai. Madonna, questa è lunghissima sta gara. Ecco perché ci dà tutti quei soldi. Qua ci vuole proprio un'auto da rally come la Subaru. Non so se prima mi è sfuggito una Mitsubishi. Può essere. Può essere. No, comunque la Impreza è... Vabbè, è l'auto da rally. Anche la Focus, se vogliamo dirla tutta. Forse un po' più... Oddio. Siamo rimasti un po' ai Colin McRae Rally. Che c'era anche lì la Subaru, la Mitsubishi Lancer. Quanto mi è dispiaciuto sapere che non faranno più la Lancer. È un'auto che mi è sempre piaciuta tantissimo. A partire dalla settima generazione l'ho amata. Noi abbiamo la nona generazione, qui abbiamo acquistato, che è molto simile alla settima. Se non sbaglio la sesta era quella che cambiava un po' più. Hanno fatto diverse modifiche, diciamo, dal punto di vista estetico. Hanno... Che miseria. Hanno mantenuto lo stesso stile più o meno fino alla quinta, sesta. Poi alla settima hanno cambiato. È stata quella forse per me un po' più riuscita, che è uguale alla nona che abbiamo. Non mi vorrei sbagliare, però intendete, quella che abbiamo adesso è quella che esteticamente mi piace di più, anche più della decima versione, che per carità è bellissima. Ma la nona ha una spigolosità in più che mi intriga. Ci sono alcune auto che preferisco con forme più spigolose rispetto a quelle un po' più arrotondate. Stessa cosa vi posso dire della Dodge Viper. Quella con il posteriore più arrotondato, anche la Spider, non ricordo di preciso di che anno era, la preferisco meno ad esempio dell'ultima versione o della versione non Spider, perché nella Spider non avevano fatto la parte posteriore concava, se vogliamo, l'avevano fatta un po' bombata. Ecco, quella era brutta, signori, dai, obiettivamente. Dietro il posteriore era brutto, non so voi, ma rispetto a quella concava era inguardabile. Poi è tutto a gusti personali, eh. Noi qua siamo anche qui per confrontarci con i nostri gusti, ma siamo comunque tutti amanti dei motori, quindi dai. 50.000, dai, ci siamo rifatti un pochino di soldi che abbiamo speso su questa BMW. Molti pochi soldi in realtà che abbiamo speso su questa BMW, ma è onesto. La signora lì non ci ha sbloccato l'altra gara, no? Forse ci conviene andare a fare questa qui che ci aveva detto. Off-road. Sì, off-road, buonanotte. Stradale, si può usare la Lamborghini come la Mercedes. Vi dico quasi che a livello di guidabilità mi trovavo quasi meglio con la Mercedes. Troppo incollata al suolo la Lamborghini, e per un gioco del genere essere incollati al suolo non sempre è la scelta migliore. Non sempre è la scelta migliore, perché la potenza di derapata ti aiuta a
ad affrontare le curve. Ci facciamo questa nel mentre magari ci sblocca l'altra gara della signora Roshin là. Oddio, dove sto andando? Non lo so. Non l'avevo visto, sennò provavo a beccarlo. Vabbè, ho visto un salto all'ultimo momento, ho detto vabbè, facciamo il salto, poi vada come vada. Ho visto un... mi è apparso, è stata una sflashata mia o avete visto un attimo la faccia di Roshin mentre ho cliccato qua, mentre siamo arrivati? Non lo so, forse mi ha sflashato a me la vista. Vabbè. E, andiamo a cambiare. Ho cliccato per cambiare auto. Sì, molto bene. Abbiamo, come detto, 283 la Mercedes e 284 la Lamborghini. La Mercedes ha meno accelerazione, ma mi ci sono trovato meglio. Mi ci sono trovato meglio. Quindi partiamo con questo. Sì, mi fa cliccare con A per accettare la gara, che è lo stesso tasto per attivare il NOS, quindi noi accettiamo la gara e partiamo subito, così come se non ci fosse un domani, senza pensare alle conseguenze. Accetti, ma allo stesso tempo decolli. Dai che siamo caldi signori. Prepotenza, pure qualche Porsche dobbiamo comprare. Che fanta, compri la Porsche. Ecco un altro potenziale tracciato per lo showdown dell'anno prossimo. Testalo al limite. Va bene, va bene. Comunque, mo, a parte tutto. No, io l'ho tamponato, scusami, però. Scusa, la violenza è violenza. Aspetta, che con quest'auto, con questa visuale, ci sta. Ci sta. Lamborghini era troppo bassa. Non che questa sia alta, vabbè, però. No, non era questa la visuale. Forse questa. A voi come vi è sembrato questo Need for Speed? Come detto, noi continuiamo a farci episodi, perché finché ci sono gare da spippolare io lo faccio ben volentieri, perché mi sta divertendo. Vabbè, durante l'arco degli episodi anche voi mi avete detto la vostra. Poi arriverà anche io, in fondo ne abbiamo parlato più e più volte. E mi... ti posso ritenere soddisfatto questa volta. Sei esattamente dove devi essere, resta là. Mi è piaciuto, soprattutto ad esempio essere tornati, giustamente il fatto delle carte che abbiamo visto di Payback per il cambio dei pezzi. Non so se ci sia stato uno, e dico uno, a cui sia piaciuto quel tipo di modifiche fatte con le carte. Insomma, quello penso non sia piaciuto a nessuno. Infatti l'hanno tolta come cosa. Beh, penso che sia stato un po' un'esperienza. Ah, signor Dex, ma sei penultimo. Ma te stai zitto, pensa a guidare. Ma scusa, stiamo facendo la gara, stai tanto bulleggiando. Bulleggia, ma se si concentrasse un po' più sulla gara sarebbe pure meglio. Mantieni la pressione, faranno un errore. Ma non sì, possono pure fare un errore, ma noi qua ce ne andiamo con leggiadria, con la nostra Mercedes verde sportiveggianza. Scusa. Che stavamo di del gioco, va bene. Poi vabbè, ormai vi ho detto un po' qualche aspetto che mi sarebbe piaciuto fosse stato un po' diverso. In primis i soldi, dai signori, i soldi. Mo non voglio fare quello taccagni attaccati ai soldi, però dai, è la voglia di comprare tutte ste auto che mi fa rosicare un pochino. Cioè ci vorrebbero delle gare che ti danno tipo 500.000 crediti, così è. Cioè che bello sarebbe arrivare anche in questa fase del gioco dove dici: oh, mo mi spendo tutti i soldi per farmi le ultime gare rimanenti, o per, anche per rifarmi quelle vecchie. Però la differenza sapete qual è? Che rifarsi le gare vecchie con una nuova auto tutta modificata per provare è un conto. Doversi rifare le stesse gare per far soldi. Cioè mo alla fine abbiamo quasi finito tutte le gare, noi praticamente dovremmo rifare le stesse gare con la stessa auto per accumulare soldi, per comprare nuove auto, ma per rifare le stesse gare. Quindi mi sarebbero piaciute più gare, anche queste extra, insomma, non quelle della storia.
e più soldi, dai. Cioè questo avrebbe fatto impugnare alla grandissima. Ti conviene non perdere ora. Penso molto di più giocatori. Cioè io parlo per me, poi ci sta, ci sta. E poi, come detto, cercherò anche di rispippolare un pochino i vecchi Need for Speed. Vuoi ancora farcela? Come detto, ho le versioni PS2, ma effettivamente anche qualcuno di voi me l'ha fatto notare. Vedere la versione PC forse sarebbe più bello. Perché la versione PS2, diciamo, forse è invecchiata anche un po' peggio. Oltre al fatto che la mia PS2 ormai mi sa che è in scatolata, non mi ricordo manco dove l'ho messa. Però ce l'abbiamo ancora. Devo vedere un pochino se posso registrare dalla PS2 magari con qualche altra scheda di acquisizione, non lo so. Mi dovrei organizzare in quel caso in modo anche un po' più complicato. È un peccato che magari su Origin non abbiano rimesso i vecchi Need for Speed. Cioè, secondo me, se Electronic Arts su Origin rimettesse i vecchi Need for Speed, perché qualche vecchio gioco l'hanno rimesso, qualche vecchio titolo ce l'hanno rimesso, anche i Command & Conquer. Cioè, se rimettessero tutti i Need for Speed, io ci rispenderei tutti i soldi. Cioè, secondo me guadagnerebbero tanto con poco sforzo. No? Cioè, io li riacquisterei, anche se ce li ho ancora sullo scaffale. Però per versione PS2, magari versione PC li ricomprerei ben volentieri. Quindi, Electronic Arts, per piacere, rimettici tutti i Need for Speed sullo store. Io li prenderei tutti, proprio il pacchetto completo, $1,000, e lo acquistiamo. Così ci facciamo le seriozze, o anche le live, insomma, quello che ci pare. Comunque, ragazzi, sta di fatto che per oggi quasi vi saluterei qui. Effettivamente siamo andati un po' più per il lungo. Vabbè, lo scorso episodio forse è uscito un po' troppo corto, però con i taglietti qua e là è uscito effettivamente più breve del previsto. Per oggi invece ci siamo fatti queste gare, abbiamo acquistato la nostra BMW sportiveggiante, abbiamo accumulato un pochino di moneta, in realtà ne abbiamo spesa di più di quella che abbiamo accumulato. Poi ci organizzeremo, come vi dicevo, per fare delle sportellate pesantissime con la Police Force già nel prossimo episodio. Insomma, vediamo un pochino come riesco ad organizzarmi, e aspettiamo la chiamata di Roshin e anche di questo qua, di Dex, con cui abbiamo appena fatto questa gara, per fare le altre gare che ci rimangono, delle storie parallele, se vogliamo. Io a questo punto vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando come sempre seguitemi su Instagram, dove vi avviso anche delle live, perché altre live ce le facciamo, e su Twitch, dove appunto facciamo le live, sul secondo canale dove le ritrovate le live. Beh, date un'occhiatina perché ci sono le tre live che abbiamo fatto, le due live, quante live abbiamo fatto non mi ricordo, però le trovate sul secondo canale. Dai ragazzi, ci vediamo con il prossimo episodio con Need for Speed. Un saluto a tutti da Cortaleale.